avanti in schiera contro Junior Fasano. Per Junior Fasano con il numero 1 Sibilio, con il numero 7 Angiolini, con il numero 10 Sperti, con il numero 11 Pugliese, con il numero 12 Levanti, con il numero 13 Notarangelo, con il numero 14 Messina, con il numero 15 Poggia, con il numero 19 Cantore, con il numero 23 Bearevic, con il numero 27 Bergossi, con il numero 44 Ostrin, con il numero 69 Corcione, con il numero 95 Riasta, allenatore Vito Foglio, per i Mike Scubiera con il numero 2 Davide Bartoli, con il numero 3 Andrea Tenci, con il numero 5 Robertino Pagano, con il numero 6 Piero Di Benedetto, con il numero 8 Navarri, con il numero 11 Francesco Panettieri, con il numero 12 Matteo Cavina, con il numero 13 Roberto Bartoli, con il numero 20 Andrea Tallaggio, con il numero 22 Simone Salati, con il numero 29 Elio Strada, con il numero 30 Stefano Donati, con il numero 31 Maxim Bolivar, con il numero 40 Bruno Leali, con il numero 66 Simone Patroncini, con il numero 91 Giacomo Boni, allenatore Luca Galluccio, arbitri Cino Cartone e Luciano Cartone, commissario speciale di GH Corrado Infanetti. Buona partita. Il campionato di Serie A Gold è fermo per gli impegni della nazionale italiana, ma si gioca comunque qui al Palabursi di Rubiera al recupero della 19esima giornata tra i Vikings Rubiera e la Junior Fasano, recupero necessario visto che il match calendariato in precedenza è stato rinviato per gli impegni europei della compagine pugliese. Da un lato dunque la Junior Fasano che deve recuperare due partite, può ancora ambire ad agganciare il secondo posto, sarebbe importante in ottica tabellone playoff partire col vantaggio del fattore campo per la compagine pugliese. Dall'altro lato i Vikings Rubiera attendono di vedersi restituire oramai imminenti i 5 punti di penalizzazione che riaprirebbero di fatto come d'incanto la corsa per la salvezza diretta assieme a Fondi e a Albatros Siracusa. Certo è che insomma magari Rubiera un pensierino a fare un colpaccio, a mettere in classifica due punti che sarebbero pesantissimi, lo fa, ma dovrà farlo con un'assenza di peso in tutti i sensi, sia dal punto di vista tecnico che proprio formale, perché dovrà fare a meno dell'italo-brasiliano Pereira. Arbitri dell'incontro sono Ciro Cardone e Luciano Cardone. Attendiamo solo il fischio d'inizio. Attendiamo soltanto che si possa cominciare questa partita. Parte Oleari, titolare nella formazione rubierese al posto di Pereira. Tutto è pronto, si dovrebbe poter finalmente dare il via alla partita. Leban in porta, Jarslam centrale, Osling pivot, Cantore, Spelti sono le due ali, Notarangelo e Angiolini sono i due terzini. Questo per la formazione pugliese che parte in attacco questa sfida. Con questo primo pallone giocato dalla compagine in casacca azzurra, attacco Jastlam, Notarangelo, palla che gira per linee esterne con la palla che per ora fatica a girare, Jastlam per Sperti, per Angiolini, va su Angiolini, la conclusione, la palla in rete, buca Vogliuvac che aveva
intuito l'angolo ma non è riuscito nella parata. L'attacco di Rubiera con la palla per Oleari, Di Benedetto, la conclusione, la rete di Piero Di Benedetto. 1-1 quando se ne sono andati i primi 50 secondi di gioco della sfida. L'attacco di Angiolini va alla conclusione, sotto passi però subisce fallo e quindi ci sarà la rimessa in gioco sui 9 metri per la formazione pugliese. Si riparte dunque con ancora Angiolini, Yarslam, Notarangelo, palla al pivot, la conclusione, la rete di Ostling. Sarà un grosso problema senza Pereira riuscire a tenere i chili di questo pivot che oltre alla stazza ha anche tantissima mobilità, giocatore di ottimo livello questo pivot pescato dal Fasano in Svezia, gran bel ingaggio. Attacco di Rubiera sotto 2-1 con Oleari, Di Benedetto sale dall'aglio, ancora Oleari per Nagavauseini, Oleari rischia di perdere la palla, la recupera, subisce comunque il fallo di Bearevic, si è chiusa la difesa sul terzino rubierese, quindi deve ripartire da dietro la formazione di casa con Di Benedetto per Oleari. Oleari ancora, palla di Benedetto, palla che viene toccata da un piede, già in contropiede Fasano con la conclusione, la rete di Angiolini. Ovviamente se fai un passaggio sul piede apri il contropiede. Fallo subito da Nagavauseini. 3-1 Fasano dopo 2 minuti e 30 secondi di gioco. Si riprende dai 9 metri. Mancino ucraino Nagavauseini. Di Benedetto sale dall'aglio, la palla è per lui, centrale c'è Oleari che riceve, non c'è spazio, Di Benedetto prova l'uno contro uno, va all'ala da Boni, ancora Di Benedetto per Oleari che non ha iniziato con molta sicurezza questa partita, ha già rischiato di perdere ma qualche pallone di troppo, la palla per Boni, la conclusione, la rete di Boni che buca la difesa del Fasano, dall'altra parte prova ad attaccare in velocità il Fasano, la palla toccata con un piede da Oleari sul tentativo di passaggio di Yarslam. 3-2 il punteggio per Fasano, rimessa in gioco dai 9 metri per la formazione pugliese. Notarangelo, Yarslam, Angiolini. Notarangelo, Yarslam, sale Ostling. Notarangelo per Angiolini, chiuso da Cavina. 9 metri. Angiolini si sposta dalla posizione centrale, arriva Yarslam che gioca ancora per Angiolini, Angiolini uno contro uno fermato da Nagavauseini. 9 metri. Ancora Angiolini, la cannonata di Angiolini. Terzo gol su 4 timbrati dal Fasano in questo avvio di partita, portano la firma del numero 7 in casacca azzurra. Nagavauseini, palla anticipata da Sperti in difesa. 4-2 Fasano, attacco di Rubiera. Patroncini per Oleari. Nagavauseini però era fermo, non era lanciato. La palla ancora per Oleari che prova a spingere, viene fermato in difesa da Ostling, quindi altro 9 metri, ottima la difesa di Fasano in questo avvio. Di Benedetto, la palla per Oleari va al tiro e va in rete. Luca Oleari, terzo gol per i Vikings Rubiera. A 3, vantaggio sempre per il Fasano che manovra in attacco. Yarslam, Ostling esce molto alto,
la palla ancora per Angiolini, nuovo uno contro uno, poi arriva benissimo la palla là, la conclusione, c'è la prima parata della partita però di Voljuvac sulla conclusione dall'ala da parte di Cantore, l'attacco di Rubiera con Di Benedetto per Nagava Hosseini, la palla in rete con la conclusione in doppio appoggio del mancino ucraino sul primo palo, 4-4 il punteggio. 9 metri in favore del Fasano, se ne sono andati 6 minuti in questo primo tempo. Angiolini va in uno contro uno, viene chiuso dalla difesa rubiarese, ha già battuto lui direttamente il 9 metri anche se le ali non erano uscite dalle loro posizioni. Yarslam, la palla indietro per Notarangelo, Notarangelo per Angiolini, Yarslam, la palla là, la Spelti non ha spazio, Spelti per Yarslam, Angiolini chiude bene la difesa rubiarese ma arriva alla conclusione Notarangelo, c'è la parata di Voljuvac, la palla è terminata lateralmente, quindi rimane in attacco il Fasano. Notarangelo per Yarslam, la cannonata di Yarslam, ha un braccio straordinario questo ragazzo, quando può andare in doppio appoggio l'ha fatto vedere tutto, questa fucilata veramente imprendibile all'angolino. 5-4 per il Fasano, con Rubiera che ha provato una rimessa veloce che però direi non è riuscita benissimo, diciamo così, è un eufemismo. Ha mantenuto comunque il possesso palla, la formazione di casa sotto di un gol, manovra in fase offensiva, sale Patroncini dall'ala destra, la palla per Oleari, Oleari prova l'uno contro uno, poi va dall'aglio, dall'aglio, dà la palla all'ala, ha perso forse un attimo il tempo sul primo passaggio di Oleari per andare direttamente alla conclusione. Resta in attacco allora Rubiera con la palla per Patroncini, Patroncini Di Benedetto, la conclusione, la traversa piena presa da Di Benedetto, palla recuperata oltre la metà campo da Voljuva, quindi resta in attacco Rubiera, sale ancora Patroncini per Oleari, per Di Benedetto che va via, conclusione, la rete di Di Benedetto. 5-5 il punteggio, la rimessa veloce di Fasano con la palla da Yarslam, Notarangelo, Angiolini, ancora Notarangelo, Yarslam, la palla all'ala, Spelti, la conclusione, Voljuvac, ancora a dire di no dall'ala. Altra palla recuperata da Rubiera grazie al proprio portiere, Oleari, Di Benedetto, Di Benedetto, la palla che arriva a Nagava Hosseini all'ala, recuperata, c'è il fallo su Nagava Hosseini. Si riprende dunque con la rimessa in gioco sui 9 metri, prima però bisogna asciugare un attimo il parquet, 9 minuti, 5-5 il punteggio in questo avvio di partita. Si riprende dunque dai 9 metri. Centrale c'è il mancino ucraino Nagava Hosseini. Boni per Di Benedetto. Di Benedetto, la palla per Oleari. Va su Oleari, il tiro deviato. Ci sarà il tiro d'angolo. In tutta onestà, secondo me c'era passi di Di Benedetto. Rischio di gioco passivo. Nagava Hosseini si butta dentro, va alla conclusione, guadagna il rigore, i 2 minuti. Due minuti a Cantore, 7 metri per Rubiera. E va Boni a provare la trasformazione di questo 7 metri.
Boni contro Leban, la conclusione, la parata di Leban. Occasione non sfruttata per passare in vantaggio per la prima volta da Rubiera. Extra player per due minuti per la formazione pugliese. È entrato Messina, veterano della squadra ospite. Notarangelo, Yaslam, Angiolini, sale Ostlig, Yaslam, Angiolini, Yaslam, Angiolini, viene fermato da Cavina, la palla data a Notarangelo, si chiude però la difesa rubiarese molto bene, rimessa in gioco dai 9 metri, sempre extra player, gioca senza portiere Fasano. Yaslam, Yaslam per Angiolini, Angiolini per Notarangelo che si butta dentro, a conclusione la parata di Vogliuvaz, Oleari il tiro, la palla fuori. Peccato, ci avviciniamo all'undicesimo minuto in questo primo tempo. Angiolini, Yaslam, Notarangelo, sale Ostlig, Notarangelo, Yaslam, 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 Angiolini, Angiolini, Notarangelo a spazio, va dentro, il tiro toccato dalla difesa rubiarese, la palla recuperata con l'attacco di Naga Vauseini di Benedetto, si schiera la difesa della formazione ospite che ha un uomo in meno, cambio, entra Dall'Aglio nel ruolo di pivot, sta per scadere l'inferiorità numerica, Oleari va dentro, il tiro viene respinto però da Leban. L'attacco di Angiolini, Angiolini torna indietro, Yaslam salva questo pallone, poi va all'ala, non trova spazio comunque Fasano, deve ricostruire l'azione, Yaslam la conclusione, si è aperta la difesa rubiarese e come detto in precedenza Yaslam ha un braccio veramente super e non si fa pregare due volte visto che gli è stata concessa l'opportunità di prendersi questo tiro. 12° minuto, 6-5 Fasano. Attacco di Rubiera con Di Benedetto, Oleari, Di Benedetto per Patroncini, Oleari, Oleari la palla data al pivot, non la raggiunge Dall'Aglio, può correre in velocità, allora Fasano con la palla che arriva, Notarangelo in rete, 7-5 vantaggio rubiarese, attenzione perché le palle perse contano e contano parecchio, la palla per Naga Vauseini. Veramente tanti errori tecnici perché anche questo passaggio era un passaggio estremamente complicato, salvato dal giocatore ucraino, ma di certo si poteva fare meglio. Cambio di terzino, entra Strada al posto di Oleari, proprio Strada, Naga Vauseini, Strada, Strada si butta dentro, Strada subisce il fallo, 9 metri. Strada, Di Benedetto, il tiro di Di Benedetto dai 9 metri a bucare Leban per il meno 1 Rubiera. Angiolini già dall'altra parte, uno contro uno, va via la conclusione, la rete di Angiolini. 2 minuti anche per Navid Naga Vauseini che questa volta si è fatto cogliere impreparato dall'avversario. Angiolini decisamente il trascinatore in questo primo quarto d'ora della formazione pugliese, 8-6 vantaggio degli ospiti. Otta 6 dunque, vantaggio, doppio vantaggio per Fasano, importante perché fino ad ora questo avvio è stato decisamente equilibrato,
quindi due reti di vantaggio pesano, soprattutto anche vantaggio numerico in campo, perché Rubiera ha un uomo in meno. La palla proprio per Pagano che va via, va in gol, e sarebbero anche due minuti però, perché è stato preso da dietro da Angiolini sul braccio di tiro. Questa volta gli arbitri non intervengono e graziano il giocatore pugliese, in questo caso ci stava, come ci stava in precedenza giustamente i due minuti a Nagava Hosseini. La palla proprio per Angiolini, Angiolini nota Arangelo, Sperti ha troppo spazio e va in gol, infatti contro l'inferiorità numerica di Rubiera in difesa. Fasano ha fatto girare molto bene la palla, 9-7, conquistando questa marcatura dall'ala mancina, quasi da terzino bisogna dire, perché lo spazio che ha avuto Spelti era veramente tantissimo. Giriamo la boa di metà primo tempo sul 9-7 Fasano, l'attacco di Rubiera con Patroncini per Strada, Strada per Di Benedetto, Di Benedetto per Pagano, Pagano per Strada, bisogna inventarsi qualche cosa. Strada guadagna un 9 metri provvidenziale. Time out chiesto dalla squadra di casa, dal tecnico di casa Luca Galluccio, sul più 2 per la formazione ospite. 9-7, 5 reti di Angiolini per la formazione ospite, è stato lui il trascinatore offensivo della squadra di Fasano. Rubiera 7 reti, soprattutto qualche errore di troppo, un 7 metri sbagliato, qualche pallone perso di troppo, ovviamente fanno la differenza come dal giorno alla notte contro un avversario di caratura decisamente elevata come quello pugliese. Termina il minuto di sospensione, si riprenderà con il 9 metri in favore di Rubiera. Dovrà provare a inventarsi qualche cosa. Intanto rinuncia all'extra player Galluccio in questa fase, quindi giochi in attacco con uno in meno. Si riprende dunque a giocare. Di Benedetto, Strada, Di Benedetto, Di Benedetto per Strada, Strada centralmente per Pagano, Pagano il tiro deviato, facile per Leban che può lanciare il contropiede, la palla però recuperata bene da Di Benedetto, Patroncini, Pagano, Di Benedetto, non fischiano niente gli arbitri su Di Benedetto spinto al momento del tiro, gli arbitri non fischiano, dall'altra parte Arslam va in gol. Evidentemente è stato ritenuto irrisorio l'intervento su Di Benedetto. Ancora un'occasione sciupata da Rubiera e Fasano che va sul più 3, 10-7. Boni per Pagano, Di Benedetto all'ala per Patroncini, il tiro sul primo palo viene però respinto da Leban, il contropiede con Angiolini che ha spazio in velocità, va in gol. Ma se non lo si ferma prima gli si lascia la possibilità di partire. Angiolini continua ovviamente a fare del male, ci mancherebbe altro, sta facendo ottimamente il suo male fino ad ora Rubiera in queste situazioni. Patroncini per Strada, Strada per Pagano, Pagano, Di Benedetto, la palla in rete per Di Benedetto,
che questa volta non sbaglia, ottavo gol di Rubiera. Già dall'altra parte Angiolini per Notarangelo, Jarslam, Notarangelo, la palla per il pivot, la conclusione, la rete di Ostrig, 12-8. Il punteggio, fuori un po' di Benedetto. Ritorna in campo Leari, va Pagano centrale. Strada. La palla che arriva, Strada, la conclusione in sottomano ancora, Leban, gran parata, poi lancio in contropiede, Strada recupera il pallone. Prova a giocare un po', ad accelerare Rubiera, ancora Strada, Patroncini per Strada, controlla male il pallone, la palla per Pagano, via in uno contro uno, il rigore per Rubiera. Sette metri per Rubiera, bisogna prima asciugare il parquet. ...18 minuti e 40 secondi giocati in questo primo tempo. Pagano dai 7 metri, la conclusione, la rete di Pagano, secondo gol per lui, 9 Rubiera, 12 Fasano. Diciannovesimo minuto di gioco nel primo tempo, Notarangelo, Jarslam, Ostling, Angiolini si butta dentro, Notarangelo, il tiro, la rete di Notarangelo, bravissimo, 13-9, prova Bartoli in velocità, subisce il fallo. Strada, Oleari prova ad andare via, c'è la parata su Oleari, ma fallo commesso al momento del tiro. Ha ripreso il gioco con l'attacco, la palla per Strada, Strada per Pagano, Pagano per Oleari, ancora Pagano, il tiro, il palo di Pagano, c'è stata una deviazione, comunque rimessa in gioco per Rubiera. Attacco di Strada, Strada, la palla fuori per Oleari, la conclusione, la rete di Oleari, decimo gol di Rubiera, palla subito per Angiolini che andrà uno contro uno, va al tiro, la parata questa volta di Voljuvac, poi palla rilanciata per Bartoli che però non la controlla, altra palla persa. Non possiamo fare una fatica bestiale a recuperare i palloni e poi dopo perderli così. Timeout Fasano sul 13-10 per la formazione pugliese, se ne sono andati 20 minuti e 47 secondi in questo primo tempo che ha sempre visto Fasano avanti e Rubiera recriminare perché ha perso qualche pallone di troppo la formazione rubierese, tra proprio costruzione del gioco e conclusione. Ovviamente invece il Fasano dall'altra parte si è dimostrato molto più attento e soprattutto più cinico nello sfruttare questo tipo di occasioni. La palla è per la formazione pugliese alla ripresa del gioco. Torna in campo anche la formazione rubierese.
E però ecco, adesso ci sono tutti, effettivamente sì, sono al completo entrambe le formazioni. Attacco la formazione pugliese. Yarslam, la palla fuori, Notarangelo per Angiolini, ancora Notarangelo, la conclusione, la rete di Notarangelo. Anche in questo caso la difesa rubierese decisamente da rivedere. ...14-10... Bartoli per Oleari, per Di Benedetto, palla ancora Nagava Hosseini, Oleari, attenzione al rischio di gioco passivo, Di Benedetto va via, va dentro, subisce il fallo, 9 metri ma sotto rischio di gioco passivo. Palla per Oleari, la conclusione, la parata di Leban, tiro telefonato sul primo palo, Leban attentissimo, Notarangelo, Yaslam, la conclusione, la parata di Voljuvac che poi lancia il contropiede per Bartoli, la conclusione, il palo, recupera Cavina, la rete di Cavina. Undicesimo gol per Rubiera contro i 14 comunque del Fasano che è in attacco. Angiolini, Yarslam, Notarangelo. C'è Corcione nel ruolo di pivot. Notarangelo, ancora Angiolini, Notarangelo, Angiolini. Angiolini, Notarangelo, ancora la parata di Voljuvac, ancora prova ad accelerare Rubiera ma è già rientrato comunque Fasano, la palla per Oleari, Di Benedetto, sfondo di Di Benedetto, palla persa, Spelti va in contropiede, la conclusione fuori. Due minuti a Cavina, il rigore per il Fasano. Sette metri allora per il Fasano. Va Yarslam dai 7 metri. Pronto Yarslam. Conclusione, la rete di Yarslam. 15-11 il punteggio per Fasano. Extra player per Rubiera. Oleari. Nagava Hosseini, sale Patroncini per Oleari, Nagava Hosseini, il tiro, la rete del mancino ucraino. Dodicesimo gol di Rubiera, Angiolini già dall'altra parte con calma, il Fasano ad operare in attacco con Angiolini, Yarslam, Notarangelo all'ala, Spelti, la conclusione, la rete di Spelti.
16-12. Anche in questo caso molto lucida la lettura della situazione tattica da parte del Fasano, che ha mandato al tiro dall'ala Spelti dopo un'ottima circolazione di palla. Di Benedetto, Oleari, Patroncini, Di Benedetto, Oleari, il tiro di Oleari, la palla in rete. Ancora meno 3 Rubiera, che però è in difesa, che non riesce a tenere l'avversario. Ultimi 5 minuti di gioco di questo primo tempo con Angiolini. Va su, palla indietro per la conclusione da parte di Pugliese. Sotto fallo, c'è il tiro dai 9 metri. Si riprende dunque il gioco dai 9 metri. Yaslam, Pugliese, taglia Spelti, va a doppio pivot Pugliese, la palla recuperata da Naga, va Hosseini che va in contropiede, e la rete di Naga va Hosseini per il meno 2 Rubiera. Yaslam, la palla per Angiolini. ...14 Rubiera, 16 Fasano. Angiolini, Yaslam, la palla per Pugliese. Angiolini, va la conclusione, la parata di Voljuvac. Poi Naga Hosseini, Patroncini, ancora l'ucraino per Oleari. Doppio cambio, la formazione rubierese, entrano Bartoli e Pagano, fuori Di Benedetto e Cavina. Tre minuti alla fine del primo tempo. Oleari, la palla per Naga va Hosseini, la palla in rete per l'ucraino, quarto gol per lui. 16-15, una rete di vantaggio Fasano, torna Ostling in campo per Fasano. 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Aslam, la palla per Ostling, la parata di Voljuvac. Su Ostling, ma c'è il 7 metri. Va Yaslam dai 7 metri. Yaslam, la conclusione e la rete. Nuovo più 2 Fasano. 17-15. Più 2 Fasano. Oleari, Pagano, Patroncini, Oleari per Pagano, passi fischiati a Pagano, palla recuperata dal Fasano in attacco con Pugliese per Angiolini, Yaslam ancora, Spelti dall'ala, sbaglia completamente la conclusione, riparte allora Rubiera graziata dal giocatore pugliese. Pagano, Nagava Hosseini per Patroncini, non c'è spazio. E allora ancora Pagano, la finta, la palla fuori per Oleari. Resta a terra Oleari dopo il contatto sull'avversario, ma anche in questo caso gli arbitri fanno finta di niente su Rubiera. Poteva starci in questo caso un 2 minuti. Si rialza comunque Oleari.
palla ancora per Rubiera in attacco sotto di due reti. Bartoli per Oleari, per Pagano, Pagano la finta, conclusione, la palla fuori. Aveva colto in controtempo Leban, però non ha trovato la porta. Angiolini dall'altra parte, la parata di Vogliuvac. Dà ancora un'opportunità Rubiera in chiusura di questo primo tempo. Pagano, Pagano, la palla arriva al pivot, la conclusione, la parata di Leban, e adesso può andare Ostlik dall'altra parte, la conclusione, la rete. 18 a 15, il tiro, la rete di Oleari per il 18 a 16. Ancora partita qui a Rubiera a metà gara, più due Fasano, match però apertissimo.
Eccoci qui ancora dal Palabursi di Rubiera per questo secondo tempo del recupero della 19esima giornata del campionato di Serie A Gold tra Vikings Rubiera e Junior Fasano. Junior Fasano in vantaggio di 2 reti dopo i primi 30 minuti di gioco, 18-16. Primo tempo estremamente equilibrato, ricordiamo che Rubiera gioca senza Alan Pereira e quindi perde parecchio come chili e centimetri sia in difesa che in attacco. La formazione rubierese, che però bisogna dire che pur sbuffando e faticando non poco, è comunque ancora in partita contro la compagine pugliese, che ricordiamo qua in questo recupero e in quello successivo con Cassano Magnago deve conquistare bottino pieno per agganciare il Conversano al secondo posto della classifica, e questo sarebbe importantissimo per il Fasano in ottica playoff. Si può ricominciare, la palla d'apertura del secondo tempo è per Rubiera, in campo con Oleari, Nagavassini, Di Benedetto, Patroncini, Dall'Aglio e Bartoli. Palle per Di Benedetto per Nagavassini, il tiro e quinto gol della partita per Nagavassini. Rubiera torna a meno uno. Dall'altra parte Notarangelo rischia i passi spelti, la palla per Angiolini, grandissimo protagonista del Fasano nel primo tempo. Ancora Angiolini, va via, va in conclusione, va in gol, continua a fare quello che ha fatto per i primi 30 minuti, e cioè gol. Nel frattempo Di Benedetto torna a portare a meno uno Rubiera con la rimessa veloce. Dall'altra parte la palla per Notarangelo spelti, Angiolini per Yarslam, Angiolini, la palla recuperata da Rubiera che può provare a partire in contropiede. Oleari, la palla per Nagavassini che pareggia, sesto gol per l'ucraino e siamo 19-19. 19-19 il punteggio. Rubiera riacciuffa nuovamente il pareggio. Yarslam, Angiolini per Notarangelo, Angiolini, la conclusione, la palla in rete sotto le gambe di Voljuvac, rimessa veloce con Rubiera, subito Bartoli, la conclusione parata però da Leban, era stata ottima la rimessa veloce di Rubiera ma c'è stato l'errore al tiro da parte di Bartoli, la conclusione di Spelti. Nove metri per Fasano, 20-19 il punteggio a favore della formazione ospite. Si riprende dunque con il gioco Yarslam ancora per Angiolini, taglio di Cantore, Yarslam, la palla per Notarangelo, Yarslam, bravissimo questo pallone a Ostling, grandissimo questa palla di Yarslam, veramente bravo. Dall'altra parte Di Benedetto, la palla all'ala, Patroncini, ancora Di Benedetto per Oleari, Di Benedetto, la finta Di Benedetto, Oleari, la palla per Di Benedetto, il fallo, sono 2 minuti questi, ma sono 2 minuti questi qua. Niente, neanche, anche stavolta niente, ha fatto lo sgambetto al giocatore di Rubiera, anche se involontario, comunque sono 2 minuti. Niente, neanche stavolta. ...21-19 Fasano. Oleari per Di Benedetto, per Patroncini, Oleari, Nagavassini, Oleari, Di Benedetto va via.
Di Benedetto. Palla Nagavaussini, Di Benedetto. Guarda, non sono tre metri, sono due minuti. Non fischiano neanche questo, palla recuperata da Fasano. Però insomma sono evidenti infrazioni. Erano a un metro di distanza in tre sulla rimessa. Devono mantenere tre metri di distanza, era facile da vedere. E... diciamo che in questo frangente Rubiera non è certo stata trattata a dovere dalla coppia arbitrale, ecco. Va la conclusione, no, Jarslam, la palla per Notarangelo, si butta dentro, la parata da parte di Voljovac, prova a giocare in velocità. Rubiera con la conclusione, la rete ancora di Nagavaussini, settimo gol per l'ucraino, riporta meno uno i suoi. Angiolini, Notarangelo, Angiolini. Se ne sono andati 5 minuti nella ripresa. Notarangelo va uno contro uno, chiuso. E Arslam, Angiolini, la palla all'ala, la salva, la conclusione, la rete. Ottimo gol questo di Cantore, perché non era facile questa presa lì dall'ala. Due minuti a Sperti che continuava a protestare, non si capisce perché. Ti hanno graziato in precedenza, non è stato molto intelligente questa protesta, perché è chiaro che appena capita l'occasione, se gli offri il fianco, questi arbitri che non mi sembrano di grande caratura, Ciro Cardone, Luciano Cardone, tutt'altro, poi dopo poi ti puniscono, come è successo in questo momento. Sarebbe meglio dare i due minuti quando ci sono e lasciare che le squadre giochino quando stanno giocando. Vantaggio, superiorità, scusate, numerica per Rubiera, che però è in svantaggio di due reti, 22-20. Strada per Dall'Aglio, Pagano, Nagavaussini, Pagano per Strada, Strada va dentro e va in gol. Strada, meno uno Rubiera, ha fintato il passaggio all'ala, poi invece il numero 29 è andato dentro con decisione. Ancora meno uno Rubiera, extra player per Fasano. Jarslam, è sempre lui a dettare i ritmi per la formazione pugliese. Angiolini, Angiolini si butta dentro, scivola. Ma no, ma non puoi dare due minuti qua quando non l'hai dato sullo sgambetto prima. Ma non puoi. Veramente una coppia arbitrale mediocre questa dei Cardone. Se non dai due minuti precedenza su uno sgambetto, come fai a dar due minuti qua? Un regalo totale questo. Guarda, questa sera bisogna dire che ci si aspettava una partita a senso unico, bisogna dire che le due squadre, magari Fasano non sta giocando benissimo, Rubiera sta facendo quello che può lottando, i peggiori in campo sono i due arbitri, ma proprio alla gran lunga, eh. Due minuti quindi anche per Rubiera. Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Angiolini, Notarangelo rischia di perdere il pallone. Pugliese, gli arbitri segnalano passivo solo ora. Jarslam, la palla, sfondo, niente, non fischiano niente. Non fischiano niente questi due arbitri qua. Veramente una coppia veramente ridicola questa dei Cardone quest'oggi. Si stanno prendendo tutti gli improperi possibili, se li meritano tutti questi due arbitri veramente scarsi su un fronte e sull'altro, stanno proprio, cioè non sanno proprio arbitrare questi due qua. Bartoli,
la palla per Naga va Osseini. Di Benedetto. Palla per Pagano. Pagano, la finta, va il tiro Pagano, c'è la parata da parte di Leban che poi lancia, prova a lanciare in velocità Angiolini, da solo va in gol. Bravo Angiolini, sempre lucidissimo nelle sue scelte, nelle sue valutazioni. Torna più tre Fasano, però bisogna dire con tante decisioni discutibili di questa coppia arbitrale. Naga va Osseini, la palla per Pagano, Di Benedetto, il tiro, la rete di Di Benedetto, torna meno due Rubiera che prova a non mollare, ancora la conclusione, questa volta c'è la parata di Voljovac, ma il recupero è di Pugliese che va in gol, si arrabbia Voljovac perché il pallone lo aveva recuperato, qui sbaglia la rimessa veloce Rubiera. Nove minuti giocati nella ripresa, più tre Fasano, bella partita bisogna dire. Fasano in attacco, se la sta sudando tutta fino ad ora. Notarangelo, Jarslam per Angiolini. Notarangelo, Angiolini, Jarslam no. No, Jarslam no perché Angiolini ha sbagliato il passaggio completamente. Torna in attacco allora Rubiera con Pagano, Pagano, palla per Di Benedetto, ancora Pagano, Pagano, la palla al pivot, la conclusione, il rigore per Rubiera, fallo su Dall'Aglio. Dieci minuti giocati nella ripresa, più tre Fasano. Pagano, la conclusione, la rete di Robertino Pagano per il meno due Rubiera. ...25-23... Notarangelo per Pugliese. Angiolini, Notarangelo, Jarslam, Notarangelo, Angiolini, la palla per Pugliese, Pugliese la palla in mezzo. Angiolini, Angiolini, uno contro uno il tiro e la palla in rete. La rimessa veloce con la palla per Bartoli, Bartoli fermato sui 9 metri. ...26-23... Fasano conduce sempre di tre lunghezze. Pagano per Strada, Strada va via, conclusione, la rete ancora di Strada, ancora meno due Rubiera, deve provare ad alzare il ritmo in difesa, ma Angiolini va alla conclusione che stavolta sbaglia. Fallo alla difesa rubierese. Il pubblico grida siete uno scandalo, i due arbitri. Effettivamente di gran lunga i peggiori in campo, i signori Cardone. Notarangelo, Jarslam.
palla per Notarangelo, prova l'uno contro uno, viene fermato da Oleari, 9 metri. È entrato in campo anche Petrovski nel ruolo di terzino sinistro. La palla quasi recuperata dalla difesa rubierese, c'è rischio di gioco passivo segnalato dagli arbitri. Jarslam, la cannonata, il gol. Ragazzi, questo è un braccio. 27-24, ancora più 3 Fasano. Pagano va via, fermato da Beharević in modo al limite, 9 metri. Patroncini, Pagano va via, la palla per Oleari, la rete di Oleari al volo. Pugliese, Notarangelo, Troschi va al tiro, fuori la conclusione di Petroschi. Palla recuperata da Rubiera che torna in attacco, prova a giocare in velocità, è già rientrata però Fasana. Strada, Pagano, Oleari, Pagano va via, la palla al pivot, fallo fischiato alla difesa che si è chiusa su Cavina. Meno 2 Rubiera, palla in attacco per la formazione rosso-blu. Oleari, Pagano, sale come sempre Patroncini, si alza un po' la difesa pugliese, sbaglia Pagano la conclusione, si era liberato bene dall'altra parte, ancora Petroschi, la palla al pivot recuperata da Dall'Aglio, viene fischiato però il fallo alla difesa rubierese, bisogna asciugare il parquet, esce zoppicando Pagano, rientra Di Benedetto. ...27-25 Fasano. Si prende a giocare Jarslam, Notarangelo, Jarslam, Angiolini, Notarangelo, Jarslam, ancora Notarangelo, Angiolini, bravo Strada, palla recuperata, no, c'è il fallo, altro 9 metri, Angiolini, la palla a Osleig, la conclusione, ma c'è l'ottima difesa di Rubiera questa volta sul gigantesco pivot del Fasano. Jarslam, la conclusione, la rete ancora di Jarslam. Ragazzi, dargli la palla nei momenti critici è come metterla in cassaforte, a fruttare, perché veramente infallibile nei momenti che contano Jarslam. Abbiamo girato la boa di metà ripresa, più 3 Fasano. Di Benedetto, palla per Oleari, la conclusione, la parata, recupera e c'è il tiro di rigore per il fallo commesso su Oleari, 7 metri, ritorna Pagano. Ancora Pagano dai 7 metri. E c'è la parata
La parata da parte di Sibiglio, che era entrato proprio al posto di Leban per provare a parare il rigore. Bravissimo il numero uno del Fasano, mantiene i suoi a più tre e 100% di parate, perché è entrato, separato il rigore, se ne torna in panchina tra gli applausi e le pacche di complimento di tutti i compagni. Notarangelo, fallo della difesa. Corcione è entrato nel ruolo di pivot. Notarangelo, la palla per Angiolini, la parata di Voljuvac, anzi di Salati, scusati, che è entrato al posto di Voljuvac. L'attacco di Rubiera con Oleari, Oleari che prova ad andare via. Sempre 28 a 25 più 3 Fasano. Dall'aglio, Oleari per Di Benedetto, la palla all'ala, Bartoli, Strada, palla Oleari, Di Benedetto, la palla al pivot, la conclusione, e c'è il tiro di rigore per Rubiera, che ha giocato benissimo questo attacco, 7 metri. Va Di Benedetto adesso. E c'è ancora l'errore dai 7 metri, la palla è per Rubiera perché ha toccato il soffitto, però è già il terzo penalty sbagliato da Rubiera. È chiaro che tre tiri dai 7 metri sbagliati e 6 sotto di 3 pesano parecchio. Diciamo che non sono ovviamente l'unica causa, ci mancherebbe altro, però hai un forte rammarico, ecco, per la situazione. Nagava Hosseini, Oleari, Di Benedetto, Oleari, la finta, la palla che non arriva a Di Benedetto perché c'è il fallo della difesa. 12 minuti alla fine, 28 Fasano, 25 Rubiera. Anche in questo caso gli arbitri non fanno rispettare la distanza traversa di Oleari, non fanno rispettare la distanza e poi dopo danno il gioco passivo a Rubiera. La palla ha perso, ma ha preso la palla due volte, ma che cosa stanno guardando questi arbitri qua? Sono una cosa allucinante questi due arbitri. Time out chiesto da Rubiera. Sono veramente una cosa imbarazzante questi due arbitri. C'è anche il commissario della federazione Pifanelli che li guarda malissimo, perché veramente stanno facendo un casino allucinante i signori Cardone qua, da una parte e dall'altra proprio. Si può riprendere a giocare. Vediamo se Rubiera riesce a tenere aperta questa partita come è stato fino adesso, fino alla fine, o se Fasano riesce a chiuderla senza dover soffrire nella volata finale. Di Benedetto, Nagava Hosseini, la palla per Di Benedetto, Oleari. C'è un tocco di piede, gli resta in attacco Rubiera,
con la palla per Oleari, sbaglia la difesa Notarangelo, ma Rubiera non ne approfitta. Attenzione al rischio di gioco passivo. Oleari, Di Benedetto, il tiro fuori di Di Benedetto. Difesa che si è fatta più aggressiva da parte di Fasano. Una 5-1. Yaslam per Angiolini, Notarangelo. Yaslam, Angiolini, Notarangelo, Yaslam. Yaslam, la palla che non riesce nell'anticipo. Nagava Hosseini, ma questo sarebbe passivo che viene segnalato adesso. Yaslam, la conclusione, la cannonata in rete. Sempre tiri in doppio appoggio di Yaslam. E sempre così la situazione. L'esito è sempre lo stesso. Palla in rete. Torna ad avere 4 gol di vantaggio Fasano, come ad un certo punto nel primo tempo. È chiaro che 4 gol in una partita così fanno la differenza come dal giorno alla notte, visto l'equilibrio che c'è stato in campo. Boni per Di Benedetto. Di Benedetto, il tiro, la parata, c'è il fallo su Di Benedetto mentre andava al tiro. 9 minuti praticamente alla fine. Vediamo che viene fermato il gioco perché c'è da asciugare il parquet. Boni, Nagava Hosseini, Di Benedetto che va dentro, viene fermato. Ma allora è rigore, ma come fa ad essere 9 metri? Ma come fa ad essere 9 metri? Ma io veramente, Adesso ovviamente è passivo, palla per strada, rischia di perdere il pallone. Nagava Hosseini, il tiro, la parata di Leban, bravo, prova a giocare in velocità. Allora Angiolini, la palla buona per la conclusione e la rete di Pugliese, bravi nel giocare questa azione in velocità per il più 5. Poi Boni però sulla rimessa veloce, c'è però la parata alla presa di piede Östling sulla ribattuta, niente, non vedono neanche questi, bravo intanto Leban. Rubiera ha sbagliato 2 o 3 rimesse veloci dove non ha approfittato del vantaggio che aveva creato, e questo ovviamente va a discapito della formazione rubierese. Bravo però Leban. Yaslam, Notarangelo, palla al pivot, la conclusione fuori, c'è il tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri. Yaslam, la conclusione, la rete per il 31-25. Fasano che ha decisamente messo la freccia, la conclusione, c'è ancora la parata di Leban. Adesso Rubiera sta sbagliando tanto, anche tiri complicati, questo di strada era da posizione decisamente difficile. Tre minuti alla fine, time out chiesto da Fasano, anzi scusate, 7 minuti alla fine, siamo al 23esimo. Trentuno a 25, Fasano conduce di 6 lunghezze.
Si riprende dunque con la palla per Fasano. Ecco, bisogna dire forse il limite di Fasano potrebbe essere magari una panchina non lunghissima, però la qualità è decisamente alta e quindi questo poi va a sopperire magari alla mancanza magari di qualche uomo per allungare le rotazioni. Pugliese, fresco di convocazioni in nazionale. Yarslam per Pugliese, Pugliese per Yarslam, Yarslam riapre per Angiolini, fermato. Anche questo fischio che senso ha? Cioè, questo è un fischio contro il Fasano? Vabbè, a parte che la partita non è in dubbio, però che senso ha questo fischio qua? Sottomano con la parata, sottomano di Aslam, la parata però di Salati, la palla persa però ancora da Rubiera malamente, in rottura prolungata ci ha mollato Rubiera. Notarangelo, la conclusione, la rete. Strada, 6 minuti alla fine, 32-25 con un parziale di 6-0. Time out Rubiera, anzi un parziale di 5-0, scusatemi, perché Rubiera era meno 2. Poi dopo da quel momento ha sbagliato di tutto, mentre Fasano cinicamente si è preso quel margine che non era riuscito a costruire praticamente mai in precedenza. Vediamo se Rubiera riuscirà, se non altro, a chiudere con orgoglio questa partita, anche perché per quello che si è visto sul campo non merita certamente una sconfitta netta la formazione rubierese, che se l'è indubbiamente giocata più di quanto non dica il punteggio adesso. Si può riprendere a giocare. Strada per Di Benedetto, sale dall'aglio. Di Benedetto per Strada. Nagava Hosseini, il tiro di Nagava Hosseini, ci mette il piede ancora Leban, cresciuto molto anche lui nel momento in cui ha costruito il break Fasano, molto bravo anche il giovanissimo portiere bolognese del Fasano. Nagava Hosseini, la palla per Strada, Strada per Di Benedetto, sbaglia completamente il tiro Di Benedetto. In velocità Angiolini per Notarangelo, la parata da parte di Voljuvac, 9 metri, c'è stato un tocco di piede sulla ribattuta. Notarangelo, palla al pivot, la conclusione, la rete ancora di Ostling, va a meno 8 Rubiera. Nagava Hosseini, Di Benedetto, Nagava Hosseini, Di Benedetto, Strada, Di Benedetto, il tiro, ancora la parata però da parte, ma non ha fatto niente, e quell'altro ha pestato l'area. Cioè, perché questo fallo qua? Entra a conclusione fuori di Angelini, mi devono spiegare perché questo fallo qua, quando il giocatore non ha fatto nulla, e infatti non è stato fischiato il fallo, e l'avversario ha pestato la linea dei... ma
dei 6 metri. Rubiera continua nel frattempo a sbagliare tutto. Peccato perché Rubiera chiude malamente una partita che invece si è giocata per 50 minuti quasi alla pari dell'avversario. Questo è veramente il peccato. Quando stacca questa squadra qua, stacca veramente. Altro time out, questa volta chiesto da Fasano. Mancano in pratica 3 minuti e mezzo alla fine, 33 a 25 per Fasano. Nove metri. Si riprende a giocare. Notarangelo. Yarslam, Notarangelo, il tiro murato, la palla recuperata con la conclusione e il doppio palo, sfortunatissimo Boggia appena entrato. Strada, palla per Benci, c'è spazio anche per il veterano di Rubiera in questi ultimi 3 minuti. Bonassi per Di Benedetto, la conclusione all'incrocio dei pali di Piero Di Benedetto. Ormai questi sono i classici minuti spazzatura della partita, solo per stabilire il punteggio finale di questo match. Yarslam, Messina, Yarslam, Yarslam per Notarangelo, Notarangelo, la palla per Angiolini dietro la schiena, chiuso Ostleg. 2 minuti alla fine. Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, Notarangelo, la palla al pivot, ha preso la palla dentro l'area, quindi palla persa, la palla in contropiede per la conclusione e la traversa colpita dall'aglio. Peccato per le dimensioni della sconfitta, da apprezzare però la partita giocata da Rubiera con tutti i problemi che aveva la formazione di Luca Galluccio. È da dire che però il Fasano ha voluto vincerla e l'ha vinta. La conclusione, la rete di Messina, bisogna dare atto anche alla formazione pugliese di avere ucciso la partita quando è stato il momento di doverla vincere. Questa è la realtà dei fatti, quindi brava. Rubiera invece si è sciolta nel finale dopo aver giocato ottimi 50 minuti. Strada in gol per Rubiera, ultimi 50 secondi della partita. Fasano dunque vince il primo dei due recuperi, si porta meno 2 dal Conversano che occupa il secondo posto della classifica. Angiolini, la palla persa,
può andare Boni in contropiede, conclusione la rete di Boni per accorciare se non altro un po' il divario, come sarebbe anche giusto che fosse, visto la partita. Finisce qua dunque con la vittoria del Fasano 34-28 a Rubiera. Ora c'è la sosta, alla ripresa ci si gioca le posizioni playoff e per Rubiera la possibilità di una salvezza diretta.